muti in questa cosa che è secondo me estremamente strana, perché quando ne ho parlato con gli autori dei libri, Filippo Maria Battaglia ed Enrico del Mercato, che sono rispettivamente gli autori di Lei non sa chi ero io e della Zavorra, ho proposto loro di fare questo incontro un po', diciamo, chiamiamolo così, al contrario, dove per una volta fosse chi fa politica ad intervistare chi scrive di politica, chi si occupa di scandali relativi alla politica, chi in qualche modo è il giornalista che ha sempre intervistato il politico e gli ha chiesto, di fronte ad un tema, ad un problema che veniva rilevato, scoperto, denunciato dal giornalismo, quali potessero essere le soluzioni. E oggi ci ritroviamo in questa veste un po' al contrario, dove io mi ritrovo a fare un po' il loro mestiere e loro si ritroveranno a fare quello che fra l'altro sanno fare benissimo, quindi parlare di temi che fra l'altro sono abbastanza attuali, ahimè, purtroppo, e adesso poi diciamo, entreremo nel dettaglio e scoprirete perché. E parleremo anche chiaramente di soluzioni, di quello che loro pensano, quindi metteremo anche un po' a nudo quelle che sono le loro sensazioni, anche le loro idee per risolvere, diciamo, determinati problemi, chiaramente chiedendogli di spogliarsi da quello che è la loro veste ufficiale di giornalisti e parlare anche un po' da cittadini, perché comunque cittadini poi alla fine lo siamo tutti di questa regione, insomma, di questa nazione. Io sono particolarmente legato a tutti e due questi libri e voglio fare proprio una piccola introduzione rispetto proprio alla scelta di aver invitato proprio queste persone a fare questo dibattito un po' particolare, e vi dico perché sono legato a questi due libri, che sono per me, segnano, diciamo, dei punti fermi nel mio percorso, se volete, civico, politico e di passione che ogni giorno metto all'interno del mio impegno, di quello che, insomma, i cittadini mi hanno mandato a espletare all'interno della regione siciliana, del Parlamento siciliano. E comincio dal primo, che è la Zavorra, per una questione meramente di tempo, diciamo, perché è intervenuto prima nella mia vita. Il libro esce nel 2010, io lo comprai nel 2011, quando c'era già la terza edizione, perché ha venduto parecchie migliaia di copie. Si è fermato alla terza edizione o è andato alla terza edizione? E quando lo cominciai a leggere, chiaramente sull'eco dell'altrettanto famoso libro La Casta di Gian Antonio Stella e di Rizzo, mi resi conto che il malcostume, chiaramente, degli sprechi che avveniva a livello nazionale era perfettamente in linea, se non addirittura a volte in maniera più grottesca e peggiore, all'interno praticamente della struttura regionale. E io già ero una persona che in qualche modo si impegnava nella politica della mia città, Caltanissetta, con il gruppo, allora ci chiamavamo i Grilli Nisseni, perché non c'era ancora questa idea praticamente di creare le liste civiche del movimento, non era nata ancora questa cosa del movimento stesso, e questa cosa interviene poi successivamente, e cominciamo a pensare di attraverso la lettura di questo libro mi viene in mente di cominciare a chiedere a chi stava attorno a me. Noi avevamo cominciato a fare un piccolo coordinamento regionale di tutti questi gruppi che nelle città già cominciavano ad esistere. Dobbiamo fare qualcosa rispetto a questo tema degli sprechi regionali. E la cosa che chiaramente mi veniva e mi faceva più rabbia era quella dello spreco simbolo che poi all'interno della nostra vita viviamo più spesso, che è l'enorme quantità di denaro che percepiscono gli onorevoli regionali. Al tempo, e non era come ora, e sono ancora purtroppo ancora tanti i soldi che percepiamo, ma al tempo erano molti di più. Si parlava di circa 15.000 euro al mese, insomma cifre che non stavano veramente né in cielo né in terra. E questa cosa ci portò a realizzare nel 2011 una raccolta firme regionale che nasce proprio dal libro La Zavorra, cioè lì proprio l'input a quella iniziativa dell'allora nascente Movimento Siciliano nasce proprio, probabilmente la prima iniziativa regionale nasce proprio da questo libro. Ogni tanto serve leggerlo. Nasce proprio da questo, e mi ricordo che in pochi mesi, circa tre o quattro,
un movimento fatto di giovani, comunque di cittadini, poco organizzato sul territorio, estremamente frammentato, fatto semplicemente del tempo libero che avevamo a disposizione, che potevamo dedicare senza mezzi economici, senza possibilità, insomma tutto il resto, con dei fogli fotocopiati, raccogliendo in pochi mesi più di 10.000 firme. E questa cosa si concretizzò il 5 dicembre del 2011, che all'allora candidato sindaco Palermo, Riccardo Nuti, andammo alla regione, al Parlamento siciliano, a depositare a Francesco Cascio, che era il presidente dell'Assemblea regionale siciliana al tempo, queste 10.000 firme, perché volevamo che trattassero il tema degli stipendi dei deputati regionali, facendo proprio una proposta, diciamo, in articoli, e dicendo che volevamo l'indennità abbassata a 5.000 euro lordi, che la diaria fosse messa in un budget di rendicontazione trimestrale, che volevamo che venissero aboliti le spese telefoniche gratuite per gli onorevoli, insomma c'era di tutto, perché questo libro racconta anche degli innumerevoli privilegi che all'interno di quel Parlamento c'erano e in parte ancora ci sono, perché molti, anche sulla spinta di quella raccolta firme e anche sulla spinta di libri come questo che hanno fatto montare l'indignazione popolare, piano piano sono stati eliminati. L'assistenza funeraria, ad esempio, non so se ricordate, questo fu una delle cose che si parlò: morire da onorevoli o essere la moglie, il coniuge o il figlio di un onorevole, conveniva morire, perché il funerale lo pagavamo tutti noi. E questa è una cosa, una piccola chicca, e chiaramente vi fa rendere conto di qual è e di qual era l'entità, diciamo, dei privilegi che all'interno della regione siciliana, del Parlamento siciliano, c'erano e in parte ancora ci sono. E quindi io a questo libro sono estremamente affezionato, e quando ho conosciuto durante la campagna elettorale delle regionali per la prima volta Emanuele Lauria, che è insieme a Enrico Del Mercato uno dei due autori del libro, e me lo ritrovai davanti per un'intervista, io mi ricordo che era sciacca, pasta di casa, in una situazione molto conviviale, e mi disse: ma io sono Emanuele Lauria, ti posso intervistare? Io rimasi un po' così e dissi: caspita, uno dei miei amici, perché in realtà quando leggi un libro e ti appassioni ad un tema, poi in qualche modo tendi a mitizzare le persone che comunque l'hanno scritto, e immagini che a distanza di anni, l'ho detto più volte ai microfoni delle TV nazionali, proprio perché volevo farglielo sentire a chi si occupa dei media e dei giornali nazionali, che c'è una stampa regionale che è molto più attenta ai temi che si trattano all'interno del palazzo e che è molto più attenta a dare spazio alle notizie vere, e non si occupa del gossip o di tutte quelle cose che invece non riguardano minimamente né la soluzione dei problemi, né tantomeno il migliorare la qualità della vita dei cittadini rispetto alle scelte che la politica stessa fa. E questo era la zavorra. L'altro libro, Lei non sa chi ero io. Io Filippo l'ho inseguito per parecchi mesi, cercando di portarlo qui in Sicilia, dicendogli: ti prego, devi venire. Chiaramente lui è un siciliano di Termini Imerese, vive chiaramente per lavoro, ma è a Milano, e capirete bene che spostarsi non è un attimo, quindi impegni di lavoro e quant'altro, e l'ho inseguito per parecchio tempo, e devo dire che sono riuscito a portarlo qui in Sicilia grazie a l'intercessione di Emanuele, che di Enrico, che invece è riuscito a convincerlo in qualche modo ad essere presente. Perché? Perché questo libro io chiaramente non lo conoscevo, e questo libro mi arriva un giorno in ufficio, in una busta, direttamente dalla Camera dei Deputati, e io lo apro ed è visibilmente usato, e lo apro e c'è questa dedica dentro. Un libro che mi convince sempre di più che dal 1948 ad oggi siamo l'unica forza politica sana, Luigi Di Maio. Perché mi aveva parlato di questo libro che stava leggendo, io gli dissi: mi devi dare il titolo di questo libro perché io lo voglio comprare. E lui invece non mi ha risposto in questo modo, mi ha mandato la sua copia dopo che l'aveva finito di leggere. Un attaccamento personale per me molto importante da questo punto di vista. E perché è bello? È bello perché non è la storia dell'odierno, è una storia un po' diversa.
il titolo Lei non sa chi ero io fa capire come ci sta occupando un po' del passato. In realtà in questi ultimi anni cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato sempre più spesso che fosse stato il ventennio Berlusconi, di Berlusconi o il, comunque gli ultimi tempi a fare diventare questo paese un paese malsano, fatto di una politica piena di corruzione, di scandali, scandali anche di tipo sessuale, non solo quello di tipo affaristico e tutto il resto, e che dove ci fosse dentro mafia, dove ci fosse dentro qualunque tipo di altra porcheria che riusciamo a immaginare. Però la domanda, almeno io così l'ho interpretato e poi lo chiederò chiaramente a Filippo questo ragionamento se lo formulate nella maniera esatta. Secondo me questo libro si pone una domanda centrale alla quale cerca di dare una risposta e chiaramente la dà. Ma ci siamo nati in questo modo o ci siamo diventati a seguito di questi ultimi eventi degli ultimi anni? E la risposta è implacabile, perché lui analizza con un'accuratezza di ricerca storica fatta proprio nella prima, nella seconda, nella terza legislatura, quindi nella costituente e negli anni successivi, se questo paese c'è nato. La risposta è sì, ci siamo nati. Perché leggendo alcuni passi di questo libro vi renderete conto dell'attualità. Ci sono scandali di un allora onorevole Piccioni che poteva diventare in qualche modo l'erede morale di Alcide De Gasperi e che viene travolto, il figlio viene travolto all'interno di uno scandalo praticamente di feste a sfondo sessuale fatte all'interno di una villa. Ma caspita, ma questa è la storia che oggi abbiamo sentito fino a qualche giorno fa, per il quale Berlusconi è stato chiaramente poi assolto, ma era quella lì, la storia è quella. Oppure storie di scandali di appalti truccati, di sperperi, di sprechi e di corruzione, e anche questa è una storia di questi giorni. Addirittura c'è persino una giustificazione che suona perfettamente identica a quella che abbiamo sentito qualche anno fa. È accaduto a mia insaputa. Scajola non è neanche l'originale, non è neanche l'originale per questa battuta, c'era già stata prima. Ecco perché secondo me è importante cominciare a scoprire quali sono innanzitutto i problemi di quest'Italia, che probabilmente già conosciamo, ma è bello sentirli raccontati da chi in qualche modo li ha voluti scrivere all'interno di un libro. Però è anche bello confrontarci con loro e chiaramente poi ci sarà la possibilità da parte vostra, se vorrete, di fare qualche domanda anche agli autori, proprio di confrontarci anche sulle possibili soluzioni che ci sono rispetto a questi temi, che secondo me sono estremamente attuali, purtroppo, dico, perché non basta semplicemente scrivere un libro se poi la politica rispetto al contenuto di un libro non pone in essere le soluzioni che dovrebbero esserci. Nulla è cambiato purtroppo sugli sprechi dell'Assemblea regionale, nulla è cambiato su Lei non sa chi ero io, perché avrai la possibilità, visto che sei giovane, di poter scrivere un altro libro sulla classe politica di oggi e di scrivere della 16ª, 17ª e 18ª legislatura a livello nazionale, cioè quella odierna e le due successive, e così speriamo di no, ecco, è un augurio che ci facciamo. Quindi un ringraziamento, io vi invito chiaramente anche a fare un applauso sia a Enrico del Mercato che a